prendiamolo come un bel risultato. Avevo già sostenuto che questa riunione, la riunione che si è tenuta ieri, sarebbe stata una pietra miliare. Il pensare che da qui al 2017 non ci saranno esuberi e non ci saranno ovviamente rivisitazioni del salario ci permette di avere una buona base di partenza per chiudere questo accordo. Aperti tutti gli impianti italiani e fino al 2017 nessun licenziamento. L'esito del tavolo romano con l'azienda, protrattosi fino a tardo pomeriggio, soddisfa il governatore del Veneto Luca Zaia. Un ulteriore passo avanti, lo definisce. Ora aspettiamo di vedere la trattativa sindacale, aggiunge il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi, mentre davanti allo stabilimento di Susegana prosegue la mobilitazione. Nuovi scioperi oggi con adesione pressoché totale e domani nuove assemblee a partire dalle 13 con i sindacalisti di ritorno da Roma. E ricordiamo anche che sono salvaguardate le produzioni nei 4 stabilimenti di Solaro, Forlì, ovviamente Porcia e Susegana per quel che riguarda il Veneto, lanciando peraltro nuove produzioni. Investimenti di 150 milioni nei 4 siti e rinuncia ai tagli salariali è l'impegno ancora dell'azienda. Gli esuberi vengono trasformati in proporzionale riduzione dell'orario di lavoro, rispondono le RSU di FIM, FIOM e WILM. Comunque bisogna attendere la riduzione del costo del lavoro per i contratti di solidarietà promessa dal governo. Direi che il merito va a tutti i lavoratori che hanno protestato con civiltà, che hanno seguito, hanno dimostrato anche l'amore per l'azienda, alla parte ovviamente della proprietà che è stata disponibile a ripresentare un piano e soprattutto alle istituzioni che sono state ovviamente di corredo a questo possibile accordo.